che qua, a differenza di quello che mi immaginavo, non c'è di non farlo, perché quello che avete visto questa interrogazione mi fa piacere rispondere a molti funzionari di questo argomento, perché io di fatto ho fatto questa cosa, perché mi dà la possibilità di un chiarimento, al di là dei tecnici a sapere per la verità, che io, nella maniera più forte, mi spesso. Allora, andiamo nei discorsi interni. Bisogna partire dal 2002. Naturalmente quello che sto per dire, e quello che diremo dopo di lavoro dell'assessore Baricella, voi potete dire sul comune, naturalmente anche i consiglieri, quindi i cittadini non è che hanno accesso agli atti, questo è ciò che la legge non ha mai inserito. Il carteggio viene messo a disposizione di chi lo dovesse richiedere, servire di consiglieri oppure rimandamento al sito che faccio vedere le carte. Non ve lo posso dare, i consiglieri e i cittadini non posso dare carte ai cittadini. Però fare vedere se ci sono io il progetto di sostare del ministro del Consiglio, anche se lo vuole finire in questo punto. Detto questo, dobbiamo partire dal 2002. Nel 2002, voi sapete che quel manufatto che esiste là in via delle Casse, era di proprietà della Rete Posta. Era stato già dismesso come ufficio postale, nel senso della Rete Posta, pur essendo ancora proprietario dell'immobile, non se ne finiva più per il lavoro per le funzioni di istituto. Lo aveva dismesso come ufficio. Scusate, arrivederci. Ciononostante, l'ARL e l'ARPA di concerto si mossero, non so se sollecitati da qualcuno, in questo momento non è rilevante, si mossero, l'ARPA e l'ARL. Andarono a fare degli accessi di sopralluoghi in quello stabile e non rilevarono, per esempio, di materiali pericolosi. Tanto è vero che l'ARL comunicò al comune, 2002, comunicò al comune, nella qualità di massima autorità sul territorio sanitario, e comunicava all'ente posto nella qualità di proprietario dell'immobile, il risultato è un libero dei controlli fatti da ASPA e da ASIR di concetto. L'ASIR assunse tutto il carteggio e comunicò al comune, dice tutto riferito, tutto a posto. Nel giugno-luglio 2002, nel giugno-luglio 2004, l'ARL si muove di nuovo, insieme al concetto con l'ARPA, si muove di nuovo. Anche in questo caso non è rilevante andare a approfondire perché se c'è stata una richiesta, ci sono mossi in modo proprio come autorità sanitaria sul territorio, non è rilevante adesso. Fatto sta che fecero sei accessi di edifici, sopralluoghi, calvaggi in quell'edificio e solo uno dei sei risultò positivo, gli altri negativi. Di questa positività l'altro si esprime e l'altra si esprimono dicendo tracce residuali neanche di amianto, ma di una, possiamo chiamarlo un termine non è proprio tecnico, ma capite? Una sottospecie di amianto, diciamo. Mi pare si chiama crisolito, la stessa ASPA nel comunicato all'ente Poste proprietario dell'immobile praticamente annacquava in un certo senso la pericolosità. Dice c'è stato, ma non è una cosa eccezionale, sia per quantità e sia perché non è proprio l'amianto, non è proprio, diciamo che in un certo senso diminuì un po' la cosa. Ma in ogni caso, l'ASL è quel punto.
Questa volta comincia, diciamo, una piccola omissione. Mentre nel 2021, quando era tutto in stato negativo, l'ASL comunicò correttamente al proprietario e all'autorità sul territorio, nel 2004 unissero l'associazione comunicarono solo alle imprese questo fatto. E questo avvenne nell'agosto, mi pare, l'ultimo agosto del 2004. L'ASL non avverte il comune di noi non eravamo autorizzati. Avrebbero dovuto avvertirci come ci avevano avvertito prima nel 2004, come autorità, cioè avrebbero dovuto dire al sindaco, nella qualità di autorità sul territorio della sanitaria, avrebbero dovuto dire subito, guardate che non lo hanno fatto. Per cui il carteggio è intervenuto solo tra ASL e Poste italiane. Adesso il 2004. Nel frattempo l'ente comune inizia una trattativa con l'ente Poste per acquisire quel bene. Parentesi apro. L'ente Poste lo avrebbe venduto. E là poteva esserci anche una speculazione, perché lo acquistava un privato e ci faceva un bel palazzo. Il privato non lo avrebbe acquistato perché era e siccome l'ente Poste si comportava sul mercato con un privato, lo avrebbe venduto a un privato. Un privato lo avrebbe comprato e lì ci veniva un altro bel palazzo. Non è che i palazzi siano reali, ma capiamoci di quello che stiamo parlando. Il comune si attivò, virtuosamente dico io, si attivò per sottrarre quel bene a quel posto centrale nel cuore del paese, per sottrarlo, tra virgolette, alla speculazione. Non che io abbia in odio la speculazione, assolutamente. La speculazione è una cosa di principio, no? Per la moglie di speculazione in borsa, di speculazione edilizia. C'è gente che fa questo mestiere. E le per non dire me che sono assolutamente dico però che l'amministrazione ritiene che a quel posto è opportuno che invece che un privato andare a costruire è opportuno che l'acquisisca l'amministrazione per destinarlo a fini pubblici e non fini privati. Io penso che questo è il meritorio, penso no. Quindi nel 2004, nell'ottobre del 2004, l'amministrazione comunale di San Giorgio acquista quel bene, sembri logico. Già nessuna comunicazione aveva fatto l'ASL, l'ente Poste, spiace dirlo, ma queste cose sono cose che questa amministrazione dovremmo fare dei passi nei prossimi ore, nei prossimi giorni, e lo faremo naturalmente, passi legali, li dovremmo fare in faremo. Come già l'ASL aveva omesso di dirci, anche l'ente Poste, né in sede di trattativa, né in sede, sapete le trattative che si fanno, no? Abbiamo parlato adesso con il procuratore dell'ente Poste, delegato dalla Giunta, e ha avuto contatto con il sindaco, con l'ufficio tecnico, mai nessuna menzione a questo problema. Parentesi aggiungo, se ce lo avessero detto, scattavano due diritti di problema. O non lo avremmo comprato, o lo avremmo comprato a un prezzo più basso, ma in ogni caso, come autorità sul territorio, avremmo previsto da parte delle altre volte le politiche. Ma neanche l'avete chiesto, però. Non è più che una cosa di Ma siccome tu hai una comunicazione ufficiale dell'ASL del 2001 che ti dice tutto a posto, onestamente nessuno nel 2004 si è sentito di dire ma là non è. Perché pensi da dare una risposta scusa e dice no, non è più di dire che non è. No, qui
E le altre cose che avrebbe dovuto dire, guardate che io lo sapevo, non ci hanno detto niente. Di conseguenza il comune acquista il bene sta lì. Lo abbiamo tenuto in questi anni perché abbiamo chiesto di processo, di finanziamento, per farci delle cose, sempre di ordine pubblico, per sottrarlo sempre la speculazione di cui vi parlo prima. Finanziamenti non sono arrivati. Non torniamo sul discorso di queste carestie, finanziamenti non sono arrivati. Allora, questa amministrazione appena insediata, anche su così, quattro persone, quattro presidenti, mi ha spronato di dire, ma facciamo una cosa di buona volontà, proprio una cosa fatta di buona volontà di tutti. Noi abbiamo questo tempo di 800 metri di terra nel cuore di Italia, perché così bisogna ragionare, prima di seguire fantasmi che non esistono. Noi abbiamo 800 metri di buon senso, noi abbiamo 800 metri di terreno nostro nel cuore del paese, nel cuore, che adesso stiamo parlando di zona di terra, di San Giorgio, no, noi stiamo parlando del cuore del paese. Allora dobbiamo aspettare, abbiamo chiesto finanziamenti a destra e a sinistra, finanziamenti non esistono. Per farci dare un immaginario, di farci comunque strutture pubbliche, per mettere la sua rivoluzione, per anche per mettere la giustizia dei cittadini. Ma finanziamento non è ricco. Allora, giustamente, qualche dice sì, ma è ancora il caso di aspettare qualche cosa che non arriverà, e probabilmente questi tempi che corrono non arriverà più. E noi che ci portiamo in rischio e facciamo la sciocchezza di tenere quel bene fine con lì, allora facciamoci prendere un altro spazio pubblico. Diamolo a cittadini, possono andarci a scoprire qui da Roma. Il progetto è di metterci qualche gioco per bambini, in modo tale che non è il banco di quello poi lo faremo, ma è comunque si mette 800 metri. C'è la possibilità di tenersi a Roma e di far giocare di nipote, infine. Quindi siamo partiti subito. Abbiamo reperito poche risorse sul nostro. Non la detta, allora giustamente sarebbe giusto di un tubo a dire, oh, voi siete a conoscenza, perché, ma noi non siamo in queste condizioni, allora ricordo, non sono stato chiaro, l'amministrazione comunale giovedì è venuta a conoscenza ufficialmente la presenza di queste cose, e venerdì è arrivata, che gente non ho capito, mica sono patrano. Quando lui ha detto che in via informale, prima di conoscere, è stato incaricato un tecnico, per vedere se rassicurato, quindi c'è quanto voi come amministrazione siamo intervenuti a qui a Portello, a San Giovanni, dove il cittadino non è probabilmente, hanno buttato nel territorio due vasche grandi di amianto, quella è proprio amianto. Questa amministrazione ha messo 10.000 per far mettere in sicurezza quella e poi smaltire una lista specializzata. Sto parlando di via Portello, che è chiamato per nessuno, via aperta, in conflitto con Malice e con Malice. Immaginiamo se noi sapevamo che lì c'è una piccola lastra, non sarebbe intervenuto. No, ma d'altra parte lo stiamo facendo. Perché l'avremmo dovuto fare in danno? Cioè, non lo dovremmo fare in danno. Perché voi, soprattutto la messa, siete stati non fare. Secondo me ci stiamo entrando su qualcosa che non siamo aiutati a perché intanto l'obiettivo è comune. In ogni caso, io per la qualità stamattina prendo atto della spiegazione per quanto riguarda me come consigliere comunale esaustiva rispetto all'iter per il quale si è intervenuti. E tra l'altro mi permetto di dire al sindaco
certo l'intervento immediato non è da Mugolino loro, tra virgolette, la quale è doveroso intervenire immediatamente, ma se no rimane il problema ai cittadini e quindi anche un problema ai cittadini. Apprezzo, e ne vedremo seguito, quando il sindaco dice sicuramente dovremmo fare delle azioni legali nei confronti soprattutto dell'ente posto, che ci ha venuto ripaccotto tra virgolette e ci ha detto guarda probabilmente potremmo risparmiare qualcosa su quello mettendoci dei soldi per poi togliere la mia conto. Per cui il difetto di comunicazione tra virgolette immagino che ancora di cui parlava voleva forse tranquillizzare i cittadini, ma siamo qua in questo momento no, vuol dire il problema non è io non sapevo neanche di questa cosa delle firme. Però tutto è lecito, attenzione, tutto è lecito ed è democratico. Chi è abituato, a prescindere, Claudio, lo dice un consigliere di opposizione, chi è abituato a prescindere, a stigmatizzare in maniera negativa, lo farà chi che sia, lo farà in maggioranza. Ma non c'è uno, io ho fatto ringraziare anche perché, perdono, perché dico mi ha dato la musica. Mi permetto di dire che a San Giorgio ancora parlano sui giornali persone che non hanno alcun titolo istituzionale per parlare, pensando di essere ancora consiglieri comunali. Quella gente che abbiamo visto può fare a vita proposizione, indipendentemente dalla giornalistica. Posso prendermi una responsabilità? No, ma lei non c'entra, non c'entra la giornalista. Io ci mancherebbe, se mi consenti, Presidente, di dire la nostra non era una interrogazione pretestuosa, era un'interrogazione di controllo di un consigliere di consiglieri comunali di opposizione che chiedono il controllo chiarificato. Per quanto riguarda, io l'ho avuto nell'iter, andiamo avanti, cerchiamo di essere come io volevo intervenire perché chiaramente noi abbiamo visto che l'interrogazione generale, la nostra interrogazione si è datata 30 agosto e non di altre sì. 30 agosto e quella è successiva chiaramente 23 settembre. La domanda è rispetto al 2004, noi abbiamo fatto riferimento all'ARPA, ma c'è una relazione dell'ARPA risalente a quel periodo? L'ARPA che riferisce all'ARPA, però di l'ARPA, e poi vorrei aggiungere un'altra cosa, questo poi chiaramente le cose scritte, quindi avremo la documentazione per verificare le cose indicate, però. Volevo aggiungere questo, è chiaro che nessuno ha provato a speculare su un problema, anche noi siamo stati interessati per una situazione, io apro la vita, però volevo dire, siamo sicuri che la ditta a cui affidiamo questi lavori sia specializzata? Per lo smaltimento assolutamente sì. Ma se no, è smaltimento, che nel corso di una demolizione può succedere anche a una ditta non specializzata, cioè per la rimozione dell'amianto, può capitare di incontrare la scarsa a quel punto la ditta si avverte e la ditta specializzata va a rimuovere l'amianto anche per quanto riguarda i ma quello è maturato quello passa sempre attraverso il lavoro dell'acqua. Ora, poi, sul resto, è evidente che la situazione che mi va a dire, però,
c'è sempre il giudizio, c'è la relazione dell'alfa, non c'è la relazione dell'alfa, non c'è quella dell'alfa, c'è non c'è quella dell'alfa, ma io sto dicendo il motivo di un'interrogazione. Oggi stesso, oggi stesso.